Piade Piadina, guida sentimentale ai chioschi e le botteghe baracchine di Romagna, esce proprio in questi giorni il nuovo libro di Maria Pia Timo. Ed è un libro particolare perché parli di sentimentalismo. Sì, perché adesso non potevo fare una guida gastronomica professionale perché non sono una professionista della cucina, sono una professionista del mangiare e quindi è il sentimento che provo io mangiando queste cose buonissime, che è una gran gioia, sia proprio di gusto ma anche di ricordare le nostre tradizioni, perché attorno alla Piadina Romagnola c'è tanta tradizione ed è quella che mi sono fatta raccontare. Quindi è una guida in cui parlo di questi chioschi, non è esaustiva, molti chioschi mancano, sono già pronta per la seconda edizione perché da quando ce l'ho, la gente mi dice sì, ma ci hai messo anche la barbarina di... Quindi sono pronta per la seconda. E quindi ci sono sia i sapori ma anche le storie dei personaggi della Romagna, delle tradizioni della Romagna, dei modi di fare, degli usi, e queste sono quelle che, le cose che mi interessavano di più, me le sono fatta raccontare da chi la piadina la cuoce tutti i santi giorni, fondamentalmente. Le cosiddette baracchine. Baracchine, non ci sono solo baracchine, ci sono anche locali, ci sono anche negozi, da Cesena in giù fondamentalmente. Il chiosco non esisteva, c'era il negozio di Piada e Cassoni, Piada e Pasta Fresca. Ricordiamoci che la piadina fino agli anni 60 si faceva in casa e buona. La piadina è recente, non c'è neanche nell'Artusi, è un piatto recente, ma si faceva in casa da quando si è cominciato ad avere della farina degna di questo nome. Prima si facevano dei pani con della farina di cereali, altre cose, questo lo dicono i gastronomi, mi sono documentata. Poi, e questa invece è una raccolta di un'oralità, pare che a causa delle chiusure di miniere di zolfo nel Cesenate, questo me l'ha raccontato una piadaiola, oppure a causa della chiusura e dello spostamento della sede dell'Arrigoni nel Cesenate, sempre nelle colline del Cesenate, si trovarono dei disoccupati e delle disoccupate. Che cosa facciamo? Come sbarchiamo il lunario? Queste signore, e c'è chi se le ricorda, venivano giù con le corriere di linea, con delle sporte, con l'impasto della piadina, venivano giù in pianura dove li aspettavano proprio dei panchetti, non erano dei chioschi, dei panchetti, c'erano delle taniche grandi con della brace, quelle taniche, quelle da nafta, con della brace, sopra ci mettevano il testo e cuocevano le piadine lì, le prime piadine tutti i giorni, facevano su e giù. Le più lussuose avevano anche l'ombrellone in alto. Mi hanno raccontato che a Bertinoro ce n'erano 6 di chioschi del genere. Quella che adesso è la boutique della Piadina, si chiama proprio così, la sua originaria tenutaria, aveva la fortuna di avere la casa dietro alle spalle del suo panchetto, quindi lei fu la prima che fece fare dal marito con un falegname un chiosco in legno a Bertinolo e poté attaccare con una budella sempre lunga, questo è un virgolettato, i fornelli al metano di casa, e quindi lei fu la prima in Bertinoro a... sono racconti questi meravigliosi, sono racconti degli anni 60-65, quindi è il nostro altro ieri, cioè pensiamo quanto è cambiata la storia. Non ti posso chiedere qual è naturalmente la più buona delle piadine delle 50 baracchine, botteghe, chioschi che hai censito, ma ti posso chiedere come va condita la piadina. Ah, allora, secondo me in purezza, cioè piadina, prosciutto. A tutti quanti i chioschi chiedo qual è la loro imperdibile, la cosa più buona che fanno, e tutti mi propongono piadina, squacquarone e rucola, quindi è una delle cose più richieste, una delle cose più mangiate. Poi gli chiedo, vabbè, questa è la mia langiadetta, dimmi un'altra, e poi si trovano delle altre possibilità. Comunque il must è il crescione alle erbe, che comunque in tutta la Romagna è declinato in maniera diversa, e la piadina, squacquarone, prosciutto crudo e rucola, anche se alcuni... Adesso stanno recuperando il famoso bucciato, questo formaggio che non si fa più, adesso la Sicla, la centrale del latte di Cesena hanno cominciato a rifarlo, che pare fosse quello più tradizionale per queste cose. Chiaramente la piadina è buona tutta quando è buona quella grossa che fanno a Fognano, grossa come un dito, che la puoi quasi tagliare a metà, la fanno anche a Fusignano così, ma è buona anche quella sottilissima che fanno a Riccione, che fanno a Cattolica. Sono tipologie di piadine diverse che corrispondono a una modalità diversa di cucinare. Il testo di Montetiffi, l'argilla di Montetiffi o le pietre lisce del Marecchia erano là e loro le potevano fare sottili perché avevano questo sostegno. Da noi non l'avevamo, le piadine si facevano sulla graticola, se non le facevi grosse franavano nella brace. C'è una modalità, c'è un perché di questa cosa.
Tanti impegni in questi giorni, oltre alla promozione del libro Piada e Piadine, e poi torni a Faenza il 6, 7 e l'8 insieme alla Metallurgica. Insieme alla Metallurgica, dove ne approfitteremo, lo spettacolo si chiama Divina Cumegia, chiaramente quest'anno finirà fortemente questa commemorazione di Dante, che vuol dire per chi abita nel Ravennate non se ne può più, con tutto l'affetto a Dante, però... Oh, passiamo a qualcun altro, quando è stato Cavalcanti, cioè cambiamo veramente, non sono più di Dante, anche noi chiudiamo con la Divina Commedia e colgo l'occasione anche lì ripresentare sul palco il libro, perché abbiamo fatto anche il chiosco di Lido di Dante e quindi verrà un'altra volta sul, poi altri personaggi, probabilmente riuscirò a cimentarmi in una... Beatrice Portinari, questa è proprio una chicca, un'anteprima, sto lavorando su questo personaggio assurdo. E comunque sì, con la Metallurgica, la Divina Commedia, 6, 7, 8, i biglietti sono in prevendita alla Bottega Bertaccini, stanno esaurendosi. Il tempo sta cambiando, venite ma portatevi una giacchina e calzettini e canottiera, che è già momento di canottiera.